Ragazzuoli, ben ritrovati in questo nuovo video, soprattutto in questo nuovo Highlights, che esce con leggero ritardo, semplicemente perché in cronaca abbiamo avuto dei problemi con internet, ma semplicemente perché stavano facendo i lavori, vicino a noi. Infatti lo vedrete anche nel video, ogni tanto internet salta e quindi la partita saltava, e di conseguenza è stato difficile, anzi impossibile, riunire tutti i file. Infatti sarà un Highlights leggermente diverso, perché gli unici Highlights che sono rimasti sani, tra virgolette, erano quelli della mia telecamera, e quindi sentirete un audio diverso rispetto al solito, non sentirete lo stadio sotto, ma non è un problema, insomma, l'importante è che ci sia il video. Volevo farvelo uscire per correttezza, al di là di quello che poi è stato il risultato. E quindi, bando alle ciance, vi lascio al video. Lasciate un like di supporto, dai, che sta Roma ci fa soffrire. E siamo qui anche oggi, ho un'idea studio. Chi è? Quanto sei elegante, PF, oggi? Sei veramente una bella persona. Hai un diciottesimo stasera? Sabato 16 marzo 2019, bentornati su Roma Crew e benvenuti a SPAL Roma. Come vedete, insieme a me ci sono Nicole Ferri e PF. Buonasera, ragazzi. Oggi bisogna vincere Assolutamente. perché c'è il derby di Milano domani. Una delle due inevitabilmente perderà punti e quindi di conseguenza noi vincendo questa partita rosicchiamo qualcosina per quelli che sono lì sopra, perché è figo, cioè è figo, ok, guardasse le spalle, Però però bisogna. bisogna puntare in Beh, alto. il modo migliore per difendere. La miglior difesa è l'attacco. Bravissimo, volete dire questo, solo che tu l'hai resa molto più semplice. Però bisogna vincerla questa Sì, partita. Ha esattamente, bisogna vincerla. chiuso qui Juan Jesus, quindi rimessa che va a battere dalla destra a Lazzari con le mani all'indietro, dove c'è Čonek che lascia partire il cross sul secondo Oh, palo. se Fares arriva e è porta la Spal in vantaggio. Grande colpo perso. di testa di Fares, 1-0 per la Spal, al 22esimo. Se l'è perso totalmente Karsdorp, Non ragazzi. salta. Non salta Non salta, è proprio. vero, è vero. Lo aveva fatto anche in un'altra partita, Karsdorp. Questo gol lo prendiamo anche contro Contro la l'Atalanta, Juve. contro l'Atalanta, cioè, Contro raga, l'Atalanta. Bravo, bravo, sì. Da cosa se non si Lo sa, prendiamo ragazzi. con Santon contro la Juve. Sì, è O a vero. Florenzi, chi era? No, era Santon, mi sembra. Santon contro la Ma Juve, sì. guarda Così, sulla arriva. tre quarti, grosso a taglia in mezzo sul secondo palo, è sempre gol. Qua. Finisce qui il primo tempo, Spal in vantaggio per 1-0 col gol al 22esimo di Fares. Una Roma che non ha interpretato male la partita, ma che è sotto. E adesso, se non accelera, facciamo il gioco loro. 19-01, rientriamo in diretta per il secondo tempo di Spal Roma. Vi diciamo già che ci sono due cambi, perché entrano Nicolò Zaniolo e Diego Perotti rispettivamente al posto dei due esterni di conseguenza, quindi Kluivert ed El Shaarawy. Vediamo se cambia e come cambia la Roma nella ripresa. Mi Sì, chiedevo come interpretate i cambi, perché a me, onestamente, El Shaarawy, che è vero, magari nel primo tempo non è stato particolarmente ispirato, anche se è stato uno di quelli che ha corso di più, non so, non l'avrei tolto. È comunque uno dei migliori in questo periodo. Intanto che parte Zaniolo, va via, fino in fondo, poi cerca l'interno per giù. Dzeko è Ragazzi, finito giù, pericoloso. calcio di rigore, credo. Credo calcio di Ragazzi, rigore, è giallo sì, a calcio di rigore per la Čonek. Roma. Non te blocca adesso, te prego, perché No, non facciamo so uccelli cose, senza zucchero. non facciamo cose, gesti inconsulti o roba simile, ok? Oioi. Non facciamoci prendere dal panico. Chi lo tira adesso? Io no, davvero. Sicuramente. Ragazzi, Ah già, maestro, glielo dico, zero commenti da lì dietro, non la vogliamo No, no. sentire, eh? E c'è il gol E di c'è Diego il gol di Perotti, c'è il gol di Diego. Perotti, dai, dai, dai. 1-1, 1-1 ragazzi. della Roma, Non lo parava trasforma mai questo, Diego Perotti, lo specialista. Sì, purtroppo qui problemi di segnale da tutto I il mondo. buchi, i lavori, i buchi, tutto si ferma oggi. E quindi ci siamo persi il gol. Sì, Intanto però attenzione alla Spal esatto. che torna avanti con Fares. C'è l'inserimento di Petagna, fino in fondo con il sinistro messo giù. Calcio di Rigore. rigore. Ma no, Calcio di no, rigore. no. Rigore per la Spal. Juan Jesus dice no, non c'è mai. Però Vai. vediamo un attimo. Aspetta, vediamo un attimo, perché se Ecco, così fosse controllo. c'è il Juan Jesus VAR. è sconvolto praticamente. Se così Quindi fosse c'è il VAR, ha vediamo. preso anche il giallo Juan Jesus, però rivediamo. Vediamo, Allora, vediamo, vediamo. qui Petagna, Juan Jesus. Sì. Eh Sì, col braccio sì. allarga proprio. Però a questo punto, Rocky, sono 5 minuti che stai aspettando. Vallo a vedere. Perché il silent check è una cosa breve. Già. Se passa così tanto tempo, forse è il caso che tu possa decidere andandolo a vedere. Premesso il fatto che Io lo secondo dai, me io è dai, io rigore, dai, io ha dai. dato calcio di rigore. Rigore, rigore, Infatti. rigore. Rigore che c'è, glielo Sì, dà. l'abbiamo già detto. Poi mette la mano qui chiara e dice rigore, io avevo detto che era rigore. Petagna di fronte ad Olsen, quando siamo ormai al 59esimo e quindi 14esimo minuto del secondo tempo. È pronto l'ex attaccante dell'Atalanta che va con il sinistro, si blocca. Gol, No, è gol, gol della gol, Spal. gol, C'è il gol scherzo, ha della segnato la Spal. spalla. C'è il gol della Se si è Spal. bloccato di Io nuovo, comunque, si è ragazzi, bloccato di nuovo. non è possibile. Non è vero.
vero. Sulla rincorsa. Come fai a commentare una partita? Ragazzi, posso dire io invece una cosa? Che è anche un pochino non cattiva, secondo me è molto realistica. Se la Roma non vince sta partita, non merita di andare in Champions l'anno prossimo, ve lo dico. Mi trovi d'accordo. Cioè, non, alla fine uno, ok, tifoso, tutto quello che vi pare a voi, però c'è anche una meritocrazia nelle cose. Esatto. Se perdiamo così contro la SPAL, ragazzi miei, non meritiamo. Ma forse questa la partita. No, esatto, io ti correggo un attimino, o comunque allargo il tuo pensiero. Più che questa partita, se non vince neanche questa partita, che è una chiara occasione, ma come lo era il derby, per però per se il derby è partita a sé, la Lazio non è la SPAL, anche se i colori comunque sono quelli. Lo so. Poi ricordiamo che al rientro dalla sosta ci aspetterà il Napoli, all'Olimpico, non una partitina così. E ci sarà al contempo? Inter-Lazio. Ecco, però no, è una grande verità. La Roma, in questa stagione non è stata continua al punto giusto per meritare di andare in Champions League. Indipendentemente, ad oggi io faccio questo ragionamento, al 16 marzo. Rinvio di Viviano, Rocchi dice che finisce qui. La SPAL batte la Roma 2-1. Oggi, almeno dal punto di vista dei meriti, si può considerare chiusa la corsa alla Champions della Roma. E adesso... Mi vergognerei a dire il contrario. Sì, direi proprio di sì.